uniti si vince alle politiche di Molise. Questo è il messaggio emerso con forza dalla centrodestra molisano nell'incontro elettorale tenutosi a Termoli. Il centrodestra a Termoli rilancia con forza il suo programma per far ripartire l'Italia e presenta la squadra dei candidati che corrono per Camera e Senato. Un programma elettorale che prevede meno tasse, Stato meno invadente, più aiuto a chi ha bisogno e alle famiglie, qualità della scuola, valorizzazione delle autonomie territoriali. Momento saliente il messaggio di Silvio Berlusconi ai molisani per sostenere il centrodestra e dare una svolta ad una regione che ha la necessità di vedere una squadra parlamentare coesa e capace di portare avanti il programma per la ripresa del territorio. E in Molise Forza Italia vuole tornare a vincere. Il 4 marzo alle elezioni politiche di seguito vogliamo vincere anche alle elezioni regionali, tornando appunto alla guida della vostra regione. Cari amici del Molise, il voto a Forza Italia è il solo modo per difendere i vostri interessi, ricordatelo. Insieme, ne sono certo, vinceremo. Solo noi come centrodestra abbiamo proposte capaci di rilanciare il paese, ha detto in apertura l'onorevole Aldo Patriciello, così come abbiamo un programma per rilanciare il Molise che parte dalla difesa dell'autonomia regionale, imprescindibile per ogni azione politica, dalla necessità delle infrastrutture alla difesa del territorio, alla valorizzazione delle nostre risorse. Per questo il centrodestra mira a cogliere il risultato pieno in Molise, presupposto per far valere le istanze e le rivendicazioni della regione in Parlamento. A fondo poi di Aida Romagnuolo sul PD e su quella che a suo dire è stata la falsa opposizione del Movimento 5 Stelle in Molise. Un futuro che ha perso totalmente, se noi consideriamo che hanno portato il Molise sull'orlo di un precipizio, cioè non possiamo assistere in modo indifferente. Noi abbiamo 8.000 giovani, padri di famiglia che hanno lasciato la nostra regione in cerca di fortuna andando nelle regioni dell'Alta Italia o all'estero, abbiamo circa 1.600 famiglie, padri e madri di famiglie che hanno perso il posto di lavoro con la chiusura di grandi aziende come la Gamma di Boiano, l'ITR di Isernia e lo Zuccherino di Termoli. Grazie a chi? Grazie a chi fino ad oggi non ci ha governato, grazie a un PD che ha pensato solamente a fare circa 6.000 consulente, a elargire fondi ad amici e parenti, con la compiacenza anche di un'imposizione dei 5 Stelle che non c'è mai stata, perché è stata sempre asservita e consenziente a questo governo di centrosinistra.